Buongiorno, ecco qua, pronti per spiegarvi un po' il lavoro di oggi. Allora, non ve lo faccio vedere perché se faccio così, tanto lo vedrete al contrario, quindi lo trovate scritto sul sito, sulla programmazione quotidiana. Ve lo spiego velocemente. Allora, abbiamo un piccolo warm-up di 3 minuti durante il quale facciamo senza mai interrompersi 15 handle raise push-up e 10 squat jump con la pausa però di 3 secondi in the bottom position. Vediamo questi due movimenti. Il primo sono gli handle raise, mani al petto leggermente divergenti. Veniamo su, stacchiamo e apriamo proprio le mani. Non importa correre, tanto è solo un warm-up, quindi non ci sono da fare più serie possibili. Mentre per quanto riguarda lo squat jump, con i 3 secondi di pausa in affondo, non è altro che questo. Salto e resto, braccia avanti, conto fino a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Poi abbiamo invece il WOD vero e proprio, che è un full time ed è fatto da composto da 75 air squat, quindi il movimento è quello che abbiamo fatto ad ora, non c'è il jump, non c'è il rest dei 3 secondi. 50 pull up, 20 ring dip, 50 air squat, 35 pull up. Quindi i movimenti da vedere sono 3. Scusate. L'air squat è quello che abbiamo visto adesso. Mi raccomando, non inarcate quando venite su. Bene, portiamo il sedere vicino ai talloni. Saliamo, inseriamo il bacino. Ok? Ecco, per le pull-up possiamo utilizzare un tavolino perché chi ha la sbarra è fortunato, ma insomma in casa la stragrande maggioranza di noi non credo che ce l'abbia. Quindi le pull-up al tavolo si possono fare in vari modi. Io mi ero già preparata la sedia per farvi vedere anche l'altro. Si possono fare con una presa inversa, quindi entrando sotto il tavolo e tirandosi su bene il petto al sotto del tavolino, oppure si possono fare anche l'altro verso e possiamo fare con, aspetta, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio di qua. Ecco, si possono fare con i piedi a terra. Con i piedi a terra, tirandosi su ugualmente, bene, petto al tavolo, oppure si possono fare con le gambe piegate, entrandoci un po' più sotto e venendo comunque bene su, oppure si possono fare anche con i piedi su una sedia sta dall'altra parte del tavolo e viene fuori questo. Ok? Mentre per i ring dip torno qua. Mentre per i ring dip io avevo preparato queste due sedie che però siccome hanno delle spalliere un po' sottili, mi fanno molto male alle mani, quindi avevo preparato anche due cuscini da mettere qua a una distanza giusta. Incrocio le gambe, le alzo e faccio proprio come farei in palestra con gli anelli. Oppure, più semplice, le sedie messe in quest'altro verso, mani qua, diciamo che questa è una scalatura, scendo fino a toccare quasi il sedere e risalgo, scendo e risalgo,
scendo e risalgo. Vedete voi come vi torna meglio, ecco, in casa io non so come siete, come vi siete attrezzati. Per finire, avevamo pensato a un Tabata, quindi 20 secondi di lavoro, 10 di riposo per 8 volte, composto da un lateral plank, io lateral plank, staccando la gamba, non so se lo vedete perché non c'entro tutta, però ecco, e facendo knee to elbow durante i 20 secondi di lavoro, ok? Dopodiché passiamo l'Hollow Rock, però la versione rock che va un po' più di moda adesso perché è un po' più nuova. Non c'entro, c'entro. Forse per così, proviamo per così. Quindi la posizione è la stessa, però dobbiamo dondolare. Ok? Dopodiché facciamo il lateral plank dall'altra parte, uguale a come l'avete vista poco fa, cioè andiamo a sinistra, alziamo la gamba e anche qui solito movimento knee to elbow. E per finire, indovinate un po', se c'era un hollow ci sarà sicuramente un arch e quindi ci mettiamo attraverso. Andiamo in arch e anche questo lo facciamo dondolando. Se così non riesce, si possono mettere le mani a terra e sfruttare la spinta perlomeno per andare su. Però è una scalatura, ecco. Va bene? Proviamoci. Se c'è qualcosa che non vi torna, scrivete. E dai, un altro giorno è andato.